Buongiorno, parte dall'Ex Med di Cagliari Pirri il primo ciclo di trasmissioni denominate "Onde radio a prodi del sociale nell'isola". Si tratta di un progetto dell'associazione culturale Radio Club con il contributo della Fondazione di Sardegna che ci permetterà di raccontarvi 30 realtà dell'isola del terzo settore e del mondo del volontariato. Seguiteci perché scoprirete tante sfaccettature che ai più non sono note. Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Onder Radio. Oggi siamo ospiti di una delle più grosse realtà a livello isolano, conosciuta anche a livello nazionale, la Fondazione Domus de Luna. La conoscono anche i non addetti ai lavori per quello che fa. Soprattutto siamo in compagnia di Ugo Bressanello, il fondatore. Grazie Buongiorno. per averci ospitati e grazie anche per quello che fai, perché poi è vero che voi intervenite per le famiglie o le persone che hanno disagio ma di fatto poi siamo tutti collegati l'uno all'altro e quindi l'aspetto sociale riguarda fondamentalmente tutti i cittadini. Ma penso di sì, sia coloro che veramente e purtroppo esprimono il disagio e sono in condizioni di difficoltà, sia coloro che comunque ne sono in qualche modo vicini, collegati, e sia chi forse mi auguro sempre di più. Ha necessità, ha voglia, è giusto che si metta in discussione e partecipi a un'attività di, di accoglienza, di solidarietà come facciamo qui per esempio. Ecco, mettessi in discussione, mi viene in mente una cosa che riguarda la, la tua storia, eh, risalta sempre, eh, la riportiamo sempre a galla, ma forse non tutti la conoscono, tu eri un manager, anche imprenditore del settore telecomunicazioni, diciamo anche che vivevi un, una vita tutto sommato agiata, poi a un certo punto quindi non avevi problemi né economici né altri. A un certo punto, però ti viene un dubbio, un tormento, ah, definiamolo così interiore, e dici: voglio andare, prendermi un anno sabbatico. Sì. Eh, e che cosa è successo Guarda, poi nel è, 2005? È, è tutto vero, Luigi, tranne il tormento, nel senso che per me è stata una scelta molto serena, molto naturale, e, e anche perché avevo lavorato molto in America, l'anno sabbatico in America è, è quasi prassi. E, e, e così è prassi anche la restituzione della fortuna, no? Quando una persona si ritiene fortunata, ritiene di, di, di aver raggiunto degli obiettivi, di, di, di aver conseguito i risultati che si poneva come, come obiettivo, spesso e volentieri no? nella cultura anglosassone eh, si, si non solo in quella, no? in, in tante delle culture eh, che, che per fortuna permeano ancora eh, questo, questo mondo non sempre perfetto, eh, c'è il. Il mito e, e, e l'abitudine della restituzione. E, e quindi è successo questo: è successo che eh, anche grazie alla, alla fortuna che, che effettivamente io ho avuto da giovane, facendo lavori molto belli, che mi hanno anche remunerato bene, che mi hanno permesso no, di poter dire: per un anno smetto, no? per un anno faccio altro e un po' per storie personali, per questioni anche di esperienze che riguardano l'individuo, riguardano la famiglia, perché poi queste cose non le fai da solo, no? le fai anche coinvolgendo tutta la famiglia, coinvolgendo gli amici, coinvolgendo le persone che ti sono vicine. C'era la legge che era istitutiva delle comunità di accoglienza per minori e abrogava gli istituti e gli orfanatrofi. 2004, entro il 2005 dovevano essere chiusi gli istituti, ma non c'erano tutte queste case, non c'erano tutte queste comunità, i modelli scarseggiavano, la comunità si intendeva la comunità per il recupero della tossicodipendenza, no? quella era l'unica comunità, era, era il modello di riferimento. E, e quindi ho detto, ma io avevo conosciuto la fortuna, la bellezza dell'adozione eh, anni, anni prima e ho detto, ma perché non... Proviamo a dare una mano anche noi, ci rimbocchiamo le maniche, ci mettiamo in discussione, come dicevo poc'anzi, e, e per un po' restituiamo in energia, in, in soldi, in risorse di, di vario genere, quello che la fortuna ci ha, ci ha permesso di avere. È nata la prima comunità, Casa delle Stelle. Il problema è che poi... No? i bambini crescono e quindi ne fai un'altra ti accorgi che con i bambini il problema riguarda anche le mamme ne fai un'altra ancora e quindi, e quindi e quindi e quindi ci siamo ritrovati dopo ci ritroviamo qua dopo 18 anni a discutere in una realtà che oramai è fatta di quasi 200 operatori noi ogni anno giriamo in interventi diversi circa 4 milioni di euro sul territorio e la gran parte di questi fondi sono privati c'è anche una componente pubblica che è legata soprattutto alle comunità, e, ma la parte privata è importante ed è progettazione, raccolta di fondi, quindi donazioni di privati che ci seguono da sempre e ci danno una mano, ed è anche una, una componente di servizio penso ai buoni e cattivi, no? alla locanda e al circolo, all'oasi dove i ragazzi poi lavorano. E si pagano gli stipendi e fatturano, e fanno del lavoro che genera utilità e ripaga il lavoro stesso attraverso uno stipendio. Solo quella parte quest'anno sarà più di un milione di euro di lavoro e sono più di 65 ragazzi che lavorano quindi una bellezza. Diventa difficile quasi elencare le strutture che avete creato e i servizi che erogate, perché. È un Io me ne scordo sempre qualcuno e faccio sempre una brutta figura, sì. Ma Significa anche che però c'è una progettazione che fa i conti con la realtà, che ogni giorno si trasforma e si modifica. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto perché ci siamo trovati di fronte al bisogno, c'è stata fatta una domanda, c'è stata fatta una richiesta e abbiamo provato a dare una risposta. Non c'è mai una pianificazione, eh, diciamo che non sia legata alla realtà e alla concretezza. Eh, c'è sempre prima un bisogno, c'è sempre prima una richiesta e poi viene la, la risposta. La risposta che eh, eh, non sempre può essere immediata, quindi alle volte richiede una pianificazione, una programmazione, però eh, diciamo alla base, all'origine di tutto c'è un, una voglia di dare una mano, c'è la voglia di dare una mano. C è, c è le, un profondo desiderio di, di, di partecipare in maniera solidale no? eh, con persone che magari in quel momento sono in difficoltà, c'è la consapevolezza che poi tutti possiamo stare in difficoltà. Eh, c'è un senso di uguaglianza, no? di rispetto, di dignità che viene dato anche a coloro che vengono a prendere la spesa. No? Noi qui, mutuandolo dagli amici di Muravera di, di Domumia, abbiamo eh, ormai da più di un anno. Il, il principio di Sergio Dottor Torrao, che lo decliniamo eh, in maniera molto pratica, chiedendo a tutti coloro che prendono la spesa, ma tu in cambio cosa, che cosa, cosa, che cosa farai dare, con noi? Non no. per me, ma per la collettività. Sì. E questo è diciamo, un modo anche per godere meglio di un servizio che altrimenti diventa assistenzialismo: diventa io ti do, tu prendi. No? diventa qualcosa che poi a lungo andare addirittura è quasi dovuto, no? eh, si entra in una spirale che è distorta, che è la spirale purtroppo che in Sardegna, ma non solo in Sardegna, alcuni servizi conoscono e eh, che mi auguro eh, sia, sia una, una, un modello da cui presto riusciremo ad uscire tutti quanti. Trasmesso agli operatori di Domus de Luna una filosofia particolare, cioè avere un'attenzione per tutti, uomini, donne, anziani, giovani, eccetera. Però, declinando sul personale, so che hai un debole per i bambini, cioè, cioè un'attenzione particolare perché in fondo sono l'anello più debole. Certo. Di, di una catena di, di disagi, di sofferenze, eccetera. Sì, tutto nasce poi da lì, perché come raccontavo prima, nasce comunque dal, dalle comunità per minori, no? nasce dal tribunale per i minorenni, nasce, nasce dall'idea della chiusura degli istituti, degli orfanatrofi no? e la possibilità di dare una risposta diversa e migliore. Eh, poi si, si evolve, cresce, quindi ci occupiamo dei ragazzi più grandi, delle mamme, delle famiglie. Eh, delle persone che sono in carcere, delle persone con disabilità, di chi ha fragilità eh, ed è vulnerabile magari in quel momento a vario titolo. Però rimane, sì, rimane comunque un'attenzione particolare per i piccoli, eh, perché sono i più deboli, sì, però anche perché sono quelli... Il futuro, che saranno... No, tu mi ha raccontato futuro, no? un particolare che mi aveva molto commosso durante un'intervista che avevo fatto per vita tempo fa. Tu mi hai detto ogni volta che entro a Casa delle Stelle cosa succede? Tu. <ride> Beh, allora succede che c'è una tempesta di emozioni. Casa delle Stelle che è la casa dei piccolini, dove c'è l'abbraccio collettivo, tutti che schizzano no? da una parte e dall'altra urlando Ugo in vari modi, eh, <ride> più, più o meno appropriati, eh, ma, ma tutti belli. C'è un abbraccio fortissimo e c'è una stretta allo stomaco altrettanto forte, eh, soprattutto al momento dell'uscita. Perché effettivamente eh, c'è la bellezza del sorriso, la bellezza dell'abbraccio, l'accoglienza, la cura di questi bambini, però c'è anche comunque la consapevolezza che sono, sono bambini che soffrono, no? sono bambini che stanno male, vedere soffrire un bambino, a me personalmente, ma penso che riguardi la gran parte no? delle persone... Eh, eh, Quelle che hanno sensibilità perlomeno. No? Quelli che hanno sensibilità, <ride> esatto. sì. Poi c'è purtroppo chi non sta bene, quindi cioè, no? chi non ha empatia. E, Persone certamente, ma un occhio anche all'ambiente, sì. su tutto il progetto che vi parlavi prima, sì, l'Oasi del Cervo e della Luna, in collaborazione molto stretta con WWF. È un il paradiso, WWF. è un paradiso meraviglioso, è la riserva del WWF più grande che c'è in Italia. Già questo fa pensare, no? noi in Sardegna abbiamo la riserva del WWF più grande d'Italia, 4.000 ettari, in un parco che è quello del Gutturumano, che ne conta 20.000, sta a 20-30 minuti. Da Cagliari e tantissimi neanche la conoscono. No? È, è evidentemente un paradosso tipico sardo. È veramente un grande paradosso. No? Quindi la, la, la sfida è quella di mantenere questo paradiso, che è paradiso anche perché non lo conosce nessuno. No? Quindi, no? È, è proprio il fatto che non, non sia troppo frequentato ha fatto sì che ancora oggi esistano. Addirittura c'è una zona in cui si, si parla di, di, di foresta vergine sul monte Lattias, dove proprio non è mai andato un essere umano. Eh, quindi sono zone incontaminate, eh, non ci sono insediamenti abitativi nell'arco di circa 60.000 ettari, eh, stiamo parlando di metà della provincia di Milano, per capire più o meno la dimensione. E, in questo posto stiamo cercando di combinare eh, il sociale con l'ambiente, che riesce facile. Riesce molto bene perché poi l'attenzione alle persone è l'attenzione all'ambiente e viceversa. Eh, quindi, fare attenzione alla natura che ci circonda, agli animali, alle piante con cui dovremmo condividere sempre di più e sempre meglio. Perché c'è stata una parentesi in cui probabilmente ce lo siamo dimenticati e abbiamo combinato un po' di guai. No? Eh, mi auguro che in prospettiva. Alla riserva del WWF sicuramente, però che possa diventare anche un po' un esempio, comunque che sia solo una delle tante sperimentazioni di ritorno a, alla, alla natura con la consapevolezza anche delle fragilità, delle vulnerabilità che non sono solo della natura, ma sono no, del, dell'essere umano che si considera fuori dalla natura. Eh, io, certo. io, io per prima che poi in realtà no, è un animale come, come tutti quanti gli altri, eh, combinare il lavoro di chi ha veramente bisogno di lavoro per riscattare la propria esistenza, per ritrovare un po' di orgoglio e di dignità. Con la tutela, per esempio in questo caso del cervo sardo, che in quella riserva stava estinguendosi, piuttosto che delle altre specie che fanno una biodiversità straordinaria. Parlavo con, con i capi del WWF nazionale proprio l'altro giorno e mi dicevano che la biodiversità che esiste a Monte Arcosu non c'è da nessun'altra parte. No? E quindi quindi va, difesa. va difesa, dobbiamo essere custodi e che siano i custodi i nostri ragazzi di, questa, no? eh, di questo lascito, di questa biodiversità, di questa ricchezza, di questo patrimonio meraviglioso. Sembra una cosa bellissima. No? Da, da, ecco, quindi, noi stiamo parlando di un luogo incontaminato sì. ed è quasi paradossale che invece Domus de Luna ha mille contaminazioni. Sì. Giochiamo un po' con le parole vero, naturalmente, lo dimostrano anche un po' i numeri. Io mi sono preso qualche appunto: 6.000 persone che ricevono generi alimentari da Domus de Luna. Cioè grazie anche all'intervento del Consorzio Alimentis di cui fate parte. Il Consorzio Alimentis, cioè... la Fondazione di Sardegna, praticamente di tutte le fondazioni private che nel corso di questi anni ci ha aiutato e che dall'anno scorso hanno deciso di darci una mano anche in questa attività. Va anche ricordata la Regione Sardegna che per la prima volta l'anno scorso ci è stata vicina e che speriamo che continui. Ma me prossimo lo prossimo. auguro anche perché l'ho per merito. Poi leggendo ancora, 300 bambini che hanno trovato ospitalità sì. nelle vostre comunità protette, 210 giovani formati nella locanda dei buoni e cattivi, 200 tra dipendenti e collaboratori, l'avevi detto tu, eh, insomma sono numeri molto importanti. Grande. Chi l'avrebbe mai detto Luigi? Eh, ecco, quando siete partiti sì, era <ride> no, impensabile. Non è assolutamente di, di aprire la casa e poi di dire ok. Verranno ogni tanto a trovarvi. Però, io pensavo di tornare a, certo, a, fare, a rifare a fare delle mezzo, comunicazioni. Sì, eh, ci cioè, vuol dire che c'è anche un disagio crescente ehm, sì, che è aumentato forse, sicuramente con la sicuramente pandemia, sì, eccetera, tutto quello sì. che vuoi. Però, che però cosa, è, anche, qual è il segnale. Secondo me, c'è anche un'altra cosa. c'è anche il fatto che io ero e, e continuo ad essere profondamente ignorante in materia, e quindi eh, entrando nelle cose, poi ti accorgi che ci sarebbe da fare quell'altro pezzettino, che però su questo manca la risposta, che... quindi non, non, non mi sento di dire che sono cose nuove, sono, cose, sono state cose nuove per me, che non le conoscevo e quindi poi quando le ho incontrate ho detto, ma è possibile che non c'è una casa eh, a cui possiamo riferirci per... Ehm... Far crescere i ragazzi con disabilità e permettere loro di diventare autonomi, indipendenti, no? nel, nel cosiddetto dopo di noi, che adesso chiamano durante di noi, ma comunque come si chiami si chiami vuol dire che quando non ci saranno più i genitori si potranno vivere da soli senza andare a finire in un istituto. No? E, e quindi l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto Casa Futuro con codice segreto, eh, ma è possibile che non c'è una polisportiva no? che non sia solo dedicata a questi ragazzi, ma e quindi abbiamo fatto. Insomma, è, è tutto un ma è possibile no? a, a, a fronte del quale eh, di solito quando noi progettiamo e chiediamo, diciamo ma perché non facciamo questo ci viene ancora oggi detto ma, eh, ma tu che vuoi no? eh, ma che teme ma tu vuoi la Luna? Non disturbare, perfetto. Ma quasi. vuoi la Luna? no? E, certo. e da lì nasce Domus de Luna. Perché per la prima cosa era nelle comunità dove noi cercavamo di mettere insieme l'accoglienza, la cura pedagogica, gli aspetti che sono legati all'educazione, no? all'abbraccio, con invece la parte terapeutica, la parte di psicoterapia, di, no? di, 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 di cura diciamo, più propriamente intesa dal punto di vista anche sanitario e ci dicevano ma, ma no, cioè, quella è una cosa, quella è un'altra, no, noi abbiamo cercato di mettere insieme questo, di avere una casa molto bella, eh, di provare a, ad avere le mamme con i bambini vicino ai bambini allontanati dalla famiglia e ogni volta che proponi queste modifiche, queste innovazioni, queste cose diverse, la prima risposta è comunque di solito è... Eh, eh, certo. ma tu vuoi la luna un'ultima domanda eh, siete una realtà un po' atipica rispetto alla realtà del terzo settore in sardegna cioè la maggior parte delle associazioni eh, è composta da persone di una certa età sì. voi anche perché hanno maggiore disponibilità di tempo quello che invece a me ha colpito da subito cioè, quando ve lo conosciete sono cioè, la stragrande sì, maggioranza sì, sì. perlomeno, poi ci sono persone adulte Guarda. come te più che vecchi che, di me che miseria, mano, non so. c'è nessuno forse. Io sono il vecchio, sì. Eh, che voglio dire, non è che ne hai 56. 90 anni e cose. Quindi cosa significa che siete riusciti a toccare maggiormente il cuore dei giovani che c'è qualcosa che funziona diversamente, perché non saprei dare una risposta, forse ce l'hai tu. Allora, sicuramente le associazioni si basano molto sul volontariato delle persone che hanno finito di lavorare, eh, che iniziano magari a farlo come un po' di dopo lavoro, no? eh, o, o, sia dal punto di vista diciamo, degli orari che dal punto di vista della, della propria esistenza, no? cioè, al termine della, della fase lavorativa. Eh, noi no, non abbiamo mai avuto questo, o meglio, c'è chi viene a fare il volontario e viene a fare il volontario pensionato. Però eh, diciamo, la, forza, la forza propulsiva è giovane e mm -hmm. il motore di Homoseruna è giovane. Eh, io penso sia legato anche a, questo, a questa filosofia no, che prima richiamavamo, che è una filosofia di innovazione, di cambiamento, eh, di non accettazione dei modelli esistenti, ma di eh, tentativo continuo di miglioramento, eh, contro l'assistenzialismo. La spesa non può essere no? l'assistenza tu cure perenne e permanente, no? deve essere un momento di, di vicinanza e di sostegno che innanzitutto magari possa venire restituita. No? Diciamo prima il concetto, la filosofia del, del ritorno, eh, ma poi che deve essere temporanea, che deve essere qualcosa che abbia. Ecco, tutte queste innovazioni, queste. Queste chance che cerchiamo di dare anche a tutte le persone che sono vicine a noi, che sono beneficiari dei nostri servizi, perché cambi la loro vita, no? perché ci sia una possibilità di pensare il domani in maniera eh, diversa, sono più facili se sei giovane. Naturalmente penso che sia così. No? Poi, certo, ma anche eh, perché voi, bisogna dire, non disdegnate la possibilità, laddove ci sono risorse, di poter creare anche dei posti di lavoro che diano certo, a questi giovani. Certo. Anzi, Insomma, il tentativo, qua si guadagna poco. Però sono tutti contratti regolari, a tutti cerchiamo di dare il massimo che possiamo dare. E stavamo proprio nei giorni scorsi ridendo perché tra l'ultimo e il primo c'è un e mezzo. No? Sono quei, quei rapporti, quei numeri che quando si riferiscono alle aziende fanno uno a 100, uno a 200, uno, eh, se parli nel settore pubblico anche, no? schizzi da da, da, da 20.000 euro dell'ingresso a 400.000 euro 20 volte, no? ecco noi siamo tutti sullo stesso livello, eh, quindi si cresce anche relativamente poco, questo è un limite che dovremmo affrontare magari un, un domani, però vedendo nell'aspetto positivo tutti guadagnano mm, un, un po', noi ci auguriamo il giusto. Tutti hanno la possibilità di avere un contratto serio e tutti vengono eh, trattati nel modo in cui, secondo me, è giusto trattare chi lavora, ma a maggior ragione se stai nel sociale. Ugo, ci sarebbe da farti altre mille domande perché. No, poi divento noioso. Già lo so. No, no, adesso. però perché c'è tanto <ride> veramente da scoprire. Però diciamo che abbiamo lanciato così un, un messaggio per chi vorrà anche sostenervi. Sa che vi può sì, trovare all'ex Man sì, di Pirri, sì, di Pirri online su Facebook, su, sul sito di Tomus Luna. Insomma, noi sul Sostegno dei Privati facciamo molto. Per cui se c'è qualcuno che ci vuole dare una mano, ben. Bene, grazie a Ugo Belsanello e alla sua fondazione, grazie a, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. Ogni vita è grande, ogni storia è vera, ogni ragazzino porta un mondo che non c'era, ogni voce aspetta ad essere ascoltata, ogni bacio sfiora una ferita, ogni vita è grande anche quando non lo sai, ogni vita è grande. Basta raccontarla a qualcuno e riesci per incanto ad accettarla, ogni frase aspetta ad essere capita, ogni timidezza decifrata, ogni vita è grande anche quando non lo vuoi, non invidiare nessuno, nessuno è importante, anche il potere più forte, è un potere apparente. Che sa ingannare la mente con una bugia, ma la vita è grande e se lo porta via. Na, 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 na. Ogni vita è grande, devo ricordarlo. Quando son distratto o troppo chiuso per saperlo, ogni madre aspetta d'essere abbracciata. Ogni tenerezza ricordata che la vita è grande anche quando non la vuoi. Non imitare nessuno, nessuno sa niente dell'unica vita che conta, la sola importante. Quella riflessa negli altri è comunque la tua, è una vita grande quando sei da solo a provare il volo, ti fa buona compagnia. Ogni vita è grande, ogni storia è vera e racconta oggi un sogno che prima non c'era.